Nel primo e terzo brano della Messa troviamo la presenza di alcune donne caratteristiche, precisamente di tre donne, di cui la prima appare in una visione apocalittica, mentre le altre due, Maria e la cugina Elisabetta, vengono presentate in un incontro come tra due gestanti. Ed è proprio questo aspetto, la gestazione, che qualifica anche la donna misteriosa dell'Apocalisse. Vorrei soffermarmi anche per questione di tempo sulla visione apocalittica. La visione della donna misteriosa dell'Apocalisse meriterebbe un'attenzione particolare, non solo per trovare qualche risposta circa la sua vera identificazione, almeno una risposta soddisfacente, che comunque finora non è mai arrivata, anche se resiste ancora la tradizione che ha visto fin dall'antichità nella donna misteriosa la personificazione della Chiesa come popolo di Dio, a parte il tentativo dei cosiddetti mariologi di vedere nella donna dell'Apocalisse la figura stessa di Maria. In ogni caso, fuori discussione è la simbologia del grande drago rosso, da sempre e concordemente identificato in Satana come forza del male, anche se anche qui si sono cercate diverse interpretazioni sulle manifestazioni storiche del maligno. I primi cristiani avevano visto nel drago rosso la potenza dell'impero romano. La donna della visione apocalittica è incinta e sta per partorire un figlio maschio. Il drago rosso è pronto per divorarlo appena nascerà. Ma provvidenzialmente il bambino viene rapito in cielo mentre la madre fugge nel deserto per una certa quantità misteriosa di giorni o di anni. Non dimentichiamo che si tratta di una visione. Quindi tutto l'episodio è avvolto nella simbologia. E non dimentichiamo che si tratta di una visione particolare che si trova in un libro che si chiama Apocalisse e perciò rientra in quel genere letterario caratteristico degli scritti apocalittici dell'Antico Testamento, il cui linguaggio, diciamo sibillino, non sembra aiutava. Anzi, sembrava fatto apposta per nascondere un messaggio, confondendo tra l'altro i tempi, passato, presente e futuro. La parola apocalisse di per sé significa rivelazione. E dunque non indica nascondimento di qualcosa dietro enigmi o altro. E tantomeno vuole lanciare messaggi del tipo catastrofico. Anzi, le apocalissi bibliche erano rivolte alla speranza, soprattutto nei momenti più difficili, quando il potere maligno scatenava tutte le sue forze, mettendo a forte rischio la sopravvivenza del popolo ebraico. Identificare nei simboli o nei numeri personaggi o eventi storici, soprattutto nei loro aspetti negativi, ha sempre ottenuto come effetto quello di allontanare i vari esegeti dalla realtà del messaggio divino. I personaggi e gli eventi storici passano col tempo, non c'è più l'impero romano, ma la simbologia va oltre il tempo che passa. Si tratta allora di cogliere anche nel brano di oggi quel tanto che ci aiuti a comprendere almeno qualcosa del disegno divino che, tra l'altro, si realizza nel tempo, ovvero progressivamente, anche se va oltre ogni tempo presente, perché ha sempre qualcosa di nuovo da dire. In questo senso, la simbologia dice molto di più della narrazione, perché la narrazione si ferma ai fatti, mentre la simbologia dà una interpretazione, possiamo dire, mistica dei personaggi e degli eventi. Vedere allora nella donna dell'Apocalisse la Chiesa potrebbe essere riduttivo,
ancor più riduttivo se per Chiesa si intendesse la Chiesa istituzione. In tal caso difficilmente potremmo interpretare la simbologia della donna incinta che partorisce, il cui figlio viene rapito in cielo, che poi è costretta a fuggire nel deserto. Qui la fantasia galoppa con la stessa velocità di un aereo supersonico. Bisognerebbe allora soffermarsi sulla lotta che sembra quasi impari, visto che da una parte c'è una donna che partorisce e un bambino fragile, e dall'altra un dragone rosso, forse indicare che non c'è proporzione tra il bene e il male? Ma una domanda la vorrei fare: se il figlio si salva perché è rapito provvidenzialmente in cielo e la donna è costretta a fuggire in un deserto per una durata di anni umanamente incalcolabile, chi è rimasto a lottare con le forze del demonio, sempre presenti ed efficaci? Figlio rapito, la donna se ne va nel deserto. E allora? Non può sorgere almeno un dubbio, ovvero, se dobbiamo interpretare allegoricamente le visioni dell'Apocalisse, anche quella riguardante la donna incinta, che dopo aver partorito, ripeto, messo al sicuro il figlio, fugge nel deserto, perché non vedere proprio nel deserto, ed è qui secondo me il segreto per interpretare simbolicamente questo episodio, vedere nel deserto quel mondo interiore in cui l'essere umano deve rientrare. La donna fugge nel deserto, ma cosa vuol dire deserto? Io lo interpreto così: entrare nel nostro mondo interiore, se noi vogliamo sfuggire alle varie alienazioni, fuori siamo tentati da tutti, è lì che il potere comanda, che il drago rosso ha il suo potere, ma dentro di noi non può. Quindi queste alienazioni, il fatto di essere fuori di noi, create ad hoc da quel principe del male che agisce alla periferia del nostro essere, servendosi di quell'io diabolico, che come dice il nome diavolo, significa separa, quindi il diavolo di per sé è il male che separa, quindi separa il mondo dello spirito, che è dentro di noi, dal mondo sensoriale, che è fuori di noi, piazzando qui, fuori di noi, ogni interesse materiale e false felicità. Ne hanno scritte di ipotesi anche superficiali, banali, sul brano dell'Apocalisse, perché non dovrei poter dire anche la mia. Ammettiamo pure che la donna dell'Apocalisse sia la personificazione della Chiesa. Chiesa intendo non quella istituzione, Chiesa di Cristo. Perché allora non farci questa domanda, meno poniamola: quante volte la Chiesa ha collaborato con il drago rosso di sangue, Chiesa istituzione? Quante volte? Sempre. Ma stiamo all'oggi. Che significa per la Chiesa vivere nel deserto? La donna fugge nel deserto. La Chiesa, siccome rappresenta quella donna, quindi deve andare in un deserto. Ma quale deserto? Perché siamo sempre nel solito dilemma: o fuggire dal mondo o immergersi a capofitto nel mondo. È un dilemma falso: fuggire dal mondo oppure immergersi dal mondo. Ma non c'è un'altra via? Stare in sacrestia o uscire nelle periferie? Ma non c'è un'altra via? Il vero dilemma è questo: non tanto fuggire dal mondo o immergersi nel mondo, ma stare fuori o dentro di noi.